La nostra casa è la terra. Se noi non riusciamo a conservare la terra, se noi non riusciamo a tramandare ai nostri figli una terra che se noi dovremmo avere oggi, se noi la consumiamo la terra, se noi la distruggiamo, se noi la avveleniamo, domani non ci sarà un'altra casa in cui possiamo abitare. Dal Triangolo della Morte a Cerra, Nola, Marignano si dirama una costellazione di terre e di fuochi sparse per tutto lo stivale. Nessuna regione italiana può dirsi immune a questa problematica e anche la Toscana, come del resto Arezzo, deve fare i conti con gli sversamenti di rifiuti tossici. Una tematica portata all'attenzione degli studenti del liceo Piero della Francesca di Arezzo grazie alla presentazione del libro Monnezza di Stato, le terre dei fuochi nell'Italia dei veleni, scritto a quattro mani dal professor Antonio Giordano e dal giornalista Paolo Chiariello. La zona della Toscana, che prima, diciamo, c'è stata una mente, diciamo, organizzativa che ha portato i rifiuti tossici non solo della Toscana, ma chiaramente da qui giù in Campania, ma adesso quasi per una legge del contrapasso avviene in contrario. E purtroppo esistono delle zone come la cava di Quarata o altre zone anche toscane in cui ci deve essere una coscienza e un controllo maggiore, una bonifica in più, c'è un aumento di patologie anche in questa regione e c'è bisogno anche di un nuovo programma di prevenzione che porti realmente a comprendere quali sono le cause. Una volta che si conoscono le cause, poi bisogna eliminarle. Noi abbiamo l'esigenza che i nostri alunni prendano coscienza di quella che è la realtà, capiscano, conoscono. Soltanto se si conosce, si capisce, si può essere dei cittadini consapevoli, in grado di esercitare i propri diritti. Il problema dei rifiuti non è un problema limitato ad alcune zone del nostro paese, ma è un problema che ci coinvolge tutti. Quindi abbiamo ritenuto opportuno focalizzare la nostra attenzione su questa tematica.